con una battuta, poi se rimangono 10 minuti e qualcuno vuole fare proprio qualche intervento mirato, c'era previsto il dibattito, però insomma, ripeto, e poi io vorrei dire due cose, insomma. Quindi facciamo Zampetti. Sì, ma proprio flash. Una battuta flash. No, io l'unica cosa che mi sento di dire, anche insomma in chiusura, insomma, dopo aver sentito anche gli altri, è che lo sforzo che bisogna fare adesso, e questo diciamo è l'auspicio con cui poi lascio questa tavola rotonda, è quello di usare questi dati in maniera propositiva e in maniera assolutamente costruttiva. Secondo me gli strumenti ci sono, diciamo la normativa dove incardinare le misure che sono necessarie ci sono. E anche rispetto all'agricoltura faccio il richiamo che facevo prima, cioè nel senso oggi noi dobbiamo assolutamente iniziare a pensare a un'agricoltura diversa, e secondo me, diciamo, come dire, come sugli erbicidi, anche su tante altre cose c'è la possibilità di farlo. Per cui prendiamo questi dati non per capire chi è l'accusato, chi è, diciamo, il colpevole, ma prendiamoli per capire come dobbiamo cambiare. Grazie. Gentilini, intanto andiamo, prego. Ok. Vorrei riallacciarmi all'intervento del Presidente di Coldiretti, di cui colgo un aspetto sul quale sono assolutamente d'accordo. La sua domanda: dov'era la scienza? Dov'è la scienza? Ecco, questa è la domanda che ci dobbiamo fare, perché pensiamo che la scienza sia sempre comunque al di sopra delle parti, ma purtroppo molto spesso è viziata da conflitti di interesse, quindi probabilmente bisogna che abbiamo ben chiaro questo faro. L'ultima, velocissima, in questo elenco di bibliografia che trovate c'è un dato che purtroppo colgo l'occasione di portare alla ribalta, un lavoro pubblicato sull'Asset Oncology esattamente un anno fa, che ha indagato quella che è l'incidenza del cancro nell'infanzia e nell'adolescenza nel mondo. Il Sud Europa è la regione che ha la più alta incidenza di cancro nei bambini e negli adolescenti, e soprattutto purtroppo l'Italia. Credo che ci dobbiamo interrogare su questo. Grazie. Prego, dottoressa, si sposta. Prego, Ferroni. Sì, da più parti è stato invocato il ruolo fondamentale della ricerca e dell'innovazione. Siamo assolutamente d'accordo. Siamo per questo anche molto interessati ai dati che la rete rurale ci presenterà rispetto all'applicazione della misura 16.1 dei PSR, perché l'Europa ha puntato molto su quello strumento. Io auspico che nella 16.1 le regioni abbiano voluto sostenere fortemente quelle forme innovative e alternative all'uso dei fitofarmaci. La sostenibilità economica è stata, e la competitività sono stati chiamati in causa, un po' come per dire non possiamo fare a meno dei pesticidi. Allora, io cito solo un dato: istituto francese sulla ricerca agronomica, un po' l'equivalente del CREA italiano, nel 2015 ha presentato i dati di una ricerca molto interessante in cui ha evidenziato, dati alla mano, che le aziende agricole che utilizzano meno pesticidi sono quelli che hanno il rendimento economico migliore, hanno performance migliori. Questo in altro modo ce lo evidenziava anche la Mammucini rispetto alla maggiore competitività e sostenibilità economica del biologico rispetto al convenzionale. Un appello: facciamo in modo che la discussione sul PAN sia veramente l'occasione per un confronto vero. Devo dire che l'altra volta siamo rimasti un po' delusi, abbiamo visto, diciamo, un approccio che era molto formale ma poco sostanziale nel confronto con tutti i portatori di interesse, e l'auspicio è che come dire, impariamo dagli errori. Se ci accorgiamo che alcuni strumenti che sono stati inseriti nel PAN non hanno dato i risultati attesi, e non basta semplicemente dire il PAN prevedeva le linee guida le abbiamo approvate, poi bisogna andare a verificare se quelle linee guida hanno dato i risultati attesi in termini di riduzione degli impatti. Allora, vediamo di riuscire a trovare insieme la modalità migliore per riuscire a far convivere la sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica e sociale, così lo sviluppo sostenibile ce lo portiamo a casa a tutto tondo. Grazie. Prego, veramente una battuta. Sì, battuta velocissima.
condivido un punto molto chiaro che diceva prima Stefano Masini. Serve un investimento strategico in ricerca e innovazione nel cambio del modello agricolo. È stato fatto un grosso investimento in termini di ricerca sull'agricoltura di precisione, altrettanto investimento noi sosteniamo che avvenga verso il biologico e l'agroecologia, perché questi sono i sistemi strategici per il futuro. Da questo punto di vista condivido anche un altro punto che poneva Masini. Gli agricoltori rispettano quello, diciamo, utilizzano prodotti autorizzati, non c'è dubbio, nessuno vuole mettere in croce gli agricoltori. Il problema è capire qual è la direzione giusta e aiutarli nel cambiamento. Questo è il punto, sia indicando in etichetta, ma anche allargando il fronte di cambiare il sistema autorizzativo dei prodotti fitosanitari a livello europeo, perché ormai non risponde ai rischi che invece ci sono e che anche oggi ci venivano descritti. Grazie Masini, prego. Se vuole fare una battuta finale. No, solo un auspicio semiologico. Crederei utile nel prossimo rapporto sostituire la parola pesticidi con quello dei fitofarmaci. Ma non ci sono solo nel rapporto per costruire no, un'informazione dal punto di vista più corretta rispetto alla funzione del prodotto. È stato spiegato, non ci sono solo prodotti per l'agricoltura, ma ci sono anche altri prodotti. Quindi è stato specificato nell'intervento molto bene dall'ingegner Paris. Guardate, abbiamo qualche minuto, se qualcuno vuole fare qualche precisazione, ma velocissima, perché poi, voglio dire, chiudiamo. Prego. Chi è? Si alzi, può parlare, tanto non... Grazie.